fu girato nel 1948. Prima mano di gola. Così. Poi ci schiaffi il manifesto. La scena è stata girata in via di Porta Pinciani. Il suo nome deriva dalla gens Pinci, che possedeva il colle omonimo. L'opera fu realizzata dall'imperatore Onorio nel corso del restauro del 403. Tutto viene stirato e senza grinze. Hai capito? Al di sopra del piano stradale si possono vedere le vecchie lampade per l'illuminazione pubblica. La stessa area nel 2021. Primo semaforo installato a Roma. Queste immagini sono state girate nel 2015. Sono in corso i lavori di ampliamento del marciapiede di via Duomecelli. La strada copre un tratto della via Paolina, così chiamata perché costruita per volontà di Paolo III, Farnese. Successivamente fu così denominata a causa della presenza di due spacci di carne, uno dei quali di proprietà del Duca Mattei. Quanto sei bella Roma quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma. La scena è stata girata a Piazza Vittorio. Fra gli alberi si vede la sagoma del ninfeo di Alessandro. Il ninfeo è il solo esemplare sopravvissuto delle 15 fontane mostra dell'antica Roma. Inoltre si
si può vedere la cosiddetta porta magica all'ingresso della Villa Palombara, residenza dell'alchimista Massimiliano Palombara. Nel 1873 la porta fu smontata e ricostruita nel 1888 all'interno dei giardini di Piazza Vittorio su un vecchio muro della chiesa di Sant'Eusebio. Numero 3. Villa Palombara, demolita per far posto alla costruzione Piazza Vittorio Emanuele II. La scena è stata girata in via Mamiani, angolo Piazza Vittorio. Inaugurati il 18 luglio del 1888, i giardini di Piazza Vittorio piacquero subito ai romani per il loro carattere esotico, scandito dalla presenza di diverse essenze arboree come le palme, dono della regina Margherita. Nel 2020 la collaborazione tra Roma Capitale, Comitato di Quartiere ed il FAI hanno consentito una nuova riqualificazione, ridisegnando il progetto originario ottocentesco, recuperando l'idea di giardino esotico con la piantumazione di 42 nuovi alberi e 450 arbusti, piante da fiori provenienti da tutto il mondo. Grazie Verona! Grazie Francesco! Grazie Antonello! Grazie Banda! Grazie a tutti voi! Grazie pubblico, è stata una grande serata.